I just wanna be part of your symphony. Buonasera, buonasera, siamo qui a Porto Allegro, appuntamento con lo speciale Calcio Mercato in compagnia di Gabriele De Bari e Orlando D'Angelo. Naturalmente siamo all'Old Wild West, ho detto bene? Perfettamente. No, perché ero un po' preoccupato. Salutiamo la direttrice già sorridente, la signora Angela, che è sempre molto cordiale ed affettuosa nei nostri riguardi. Allora, Gabriele, intanto ti vedo già in maglia rosa. Quindi significa che sei proiettato al prossimo Giro d'Italia? No, al prossimo tour dovrei venire in maglia gialla. Ah, ecco. Dovrei venire in maglia gialla, visto che sta per partire il tour fra 10 giorni. Perché? Perché, no, perché casa è di un colore, no? Non è un colore tipicamente estivo, quindi... Lo so. Ti dona, Con la bronzatura poi ci sta bene, dai. Sì, assolutamente sì. Allora, partiamo con la notizia ufficiale, no? Gabriele Orlando, perché è stato ingaggiato ufficialmente appunto Andrea Cisco, trattativa di cui vi abbiamo parlato ieri nel corso del TG8 Sport anche nel pomeriggio, tra l'altro un nome a sorpresa perché non se ne parlava, è un esterno d'attacco anche di qualità, perché ci ricordiamo il grandissimo gol realizzato contro il Pescara, militava nel Padova l'anno scorso per i primi 6 mesi, poi è andato all'Albissola in Serie C di proprietà del Sassuolo, realizzò il gol della riscossa a 5 minuti dalla fine, poi il pareggio di Cappelletti, 2 punti persi dalla Pescara, ma davvero un gran bel gesto tecnico da parte di questo ragazzo, no? Beh, io penso che quel gesto abbia condizionato in qualche modo anche il Pescara, cioè, perché si presenta un calciatore con un ricordo importante, quindi insomma è già una base di partenza che fa ben sperare. Sì, assolutamente sì, eccolo qui, lo rivediamo, questa è la prima azione, quando è entrato, perché è entrato in corso d'opera dalla panchina, fece impazzire il reparto arretrato biancazzurro, tra l'altro quello che stiamo per vedere è il primo unico gol realizzato da Andrea Cisco, classe 98 in Serie B, poi da gennaio allo scorso mese di maggio all'Albissola, non ha fatto benissimo, però ha giocato con continuità, 17 presenze e 3 gol di proprietà, dicevamo, del Sassuolo. I termini dell'operazione: prestito con diritto di riscatto e contro di riscatto a favore del club emiliano, prestito biennale. I parametri sono quelli, età 21 anni, quindi ragazzo che deve essere ancora valorizzato, scoperto, è un ragazzo che dovrebbe avere fame di grande calcio, e sì. Quindi il Pescara ha trovato in questo elemento, ha individuato uno dei potenziali, diciamo, elementi per migliorare o potenziare l'assetto del prossimo anno. Naturalmente bisogna innervare, Orlando, il reparto offensivo. In questo momento sono in organico Sottil, o meglio no, Sottil non è ancora ufficiale, però sembra certo il rinnovo del prestito da parte della Fiorentina, Marras, Di Grazia e appunto Cisco. Sì, e Bonino. È Bonino, è bravo, Bonino. Sì, anche Bonino. Al momento è l'unica punta, sì, centrale a disposizione di Zauri, sì, al momento. Sì. No, intanto ricominciamo da Cisco, che ha un mancino con un gran tiro, secondo me sarà importante anche come esterno destro per la capacità, certo, di rientrare e calciare col sinistro. Più o meno come te il mancino, perché... Sì, più o meno, più o meno, diciamo che sta arrivando ai miei livelli. e ovviamente, secondo me, un acquisto, come ha detto Gabriele, che rientra nei parametri di quello che farà il Pescara su questo mercato, ovvero giovani, non nomi che si sono già imposti nella categoria, ma ragazzi che hanno voglia di mettersi in mostra, che però hanno già fatto vedere qualche qualità, e Cisco rientra assolutamente nei parametri. Tra l'altro il presidente Sebastiani proprio a te ha dichiarato anche, sì, i dettagli dell'operazione, un'operazione che potrebbe anche portare al Pescara dei buoni frutti, quindi sì, ad una patrimonializzazione, esatto, lui ha detto, poi vedremo, perché l'operazione è complessa, insomma. È un po' diventare anche un investimento per il Pescara. Adesso bisogna completare il reparto avanzato, credo che Sottil alla fine farà parte del, sì, Pescara, quindi anche lui sarà uno degli esterni, ma qui manca l'attaccante centrale, il vero giocatore che potrebbe far fare la differenza alla squadra di Zauri. Il presidente a te ha detto: raramente abbiamo sbagliato con la punta, sì, centrale. Ha anche detto di Brunori, che è uno dei, sì, giocatori nel Milano del Pescara,
che ha fatto bene in C, e quindi chi ha fatto bene in C negli ultimi anni a Pescara ha funzionato, come Mancuso e la Padula. Però io credo che ci voglia un acquisto affidabile, perché Zauri deve partire con delle certezze, certo. Non può partire con Bunino e Brunori e Borrelli in attacco, dovrà avere delle certezze. Io sono convinto che, anche se la società sta dicendo che i nomi che circolano probabilmente non sono quelli su cui stanno lavorando, e ci credo, Ciscolo dimostra, perché ci ha colto di sorpresa, però credo che Melchiorri possa essere veramente una delle piste. Anche perché siamo soltanto agli inizi del mercato, Esatto. Restano ancora due mesi. Il Perugia comunque non gli ha proposto il rinnovo per il momento, nonostante Oddo abbia detto che lo vuole insieme a Verre per ricostruire la squadra intorno a loro due. Scadenza 30 giugno 2020, ricordiamo. E il Perugia cerca Iemmello. Iemmello. Quindi... quindi comunque questa cosa non rende tranquillo Melchiorri. Gli agenti di Melchiorri hanno già dato disponibilità al Pescara all'operazione. Secondo me Melchiorri è più di una pista. Non dimentico in ultimo la presenza di Repetto, che per Melchiorri secondo me è una garanzia. Repetto, che abbiamo sentito proprio oggi, caro Gabriele, ci ha detto insomma che ci ha provato in questi giorni, ma ci riproverà per Melchiorri. Il Perugia chiede 1 milione. Il Perugia per acquistare Melchiorri, ricordiamo, ha tirato fuori circa 1,250, quindi non può fare una minusvalenza, però il giocatore va in scadenza di contratto, quindi bisognerà trovare una quadra. Se non lo vendi ti rimane e poi lo perdi a parametro zero. Questa non è un'operazione di efficienza, bisogna fare delle valutazioni. Una società, anche se non può recuperare il massimo, in qualche occasione si deve anche accontentare per andare incontro alle esigenze del calciatore che magari chiede di andare via, e avere una valutazione minore di quello che aveva fino a qualche tempo fa. Certo. Però io, più che Melchiorri, prenderei io Iemmello se avessi le possibilità economiche, perché Iemmello secondo me è un giocatore in rampa di lancio. Melchiorri è un giocatore che ormai il meglio della sua attività agonistica l'ha già data. Certo, Iemmello ha un contratto da Serie A, perché a Benevento stava in Serie A, e sicuramente guadagnerà più di Melchiorri, però insomma qui ti dico le cifre: guadagna 5,50 netti a stagione, nemmeno tanto, non 550 lire, no, nemmeno tanto, per essere chiaro. Se consideri che ci sono giocatori che a Livorno, l'attaccante di Livorno guadagna di più perché veniva dal Cagliari, e quindi è una cifra che merita un giocatore importante. E poi è chiaro, se tu gli proponi un contratto di 4-5 anni puoi anche rimare qualcosa, però il Pescara deve trovare il centravanti vero, non può scommettere. Può scommettere su un terzino, su un esterno, ma sul centravanti non può si può sbagliare l'attaccante, questo è poco sicuro. Se tu dopo Mancuso ti presenti con una scommessa e non ti riesce bene subito, è chiaro. Vai già, cioè, diciamo così, va bene Matteo Brunori Sandri, perché è un giocatore un giocatore di nome che comunque garantisca almeno 12-13 gol di media in un campionato, ecco, anche qualcosa di più. Se hai ambizioni di vertice, anche qualcosa di più. Beh, certo, però facendo una media, perché poi non è mai certo, no, il rendimento di un attaccante, perché magari c'è l'anno di Cocco, io ricordo sempre, perché questa è storia. Il Pescara si assicurò le prestazioni di Cocco, che era stato capocannoniere l'anno prima col Vicenza. Ci può stare un anno in cui un calciatore fallisce, però visto che Pescara viene da una stagione in cui gli esterni non sono esistiti in fase realizzativa, è presumibile che il prossimo anno qualche gol dagli esterni arriverà. Bisogna innervare pesantemente l'attacco. Abbiamo detto appunto di Iemmello, secondo me sarebbe il non plus ultra in Serie B, è il vero attaccante che sposta gli equilibri, qualche problema, diversi problemi a Foggia, però quando ha giocato ha fatto la differenza, credo 7-8 gol, qualcosa del genere, quest'anno. Ricordiamo, è un classe 92, di proprietà, l'ha già detto Gabriele, del Benevento, che ha tirato fuori soldi veri per l'acquisizione dal Sassuolo, pare sui 5-6 milioni per l'intero cartellino. È un peso per il Benevento, è in uscita dal Benevento, ha altri 2 anni di contratto, ha 550.000 euro netti a stagione. Qual è la soluzione? L'incastro, che in questo momento è stato smentito dal presidente, poi lo riascolteremo, con Brugman, Orlando, no? Sì,
potrebbe essere l'unica soluzione per il Pescara. Perché Iemmelo se lo prendi lo puoi prendere solo in prestito, parliamoci chiaro. Sì, sì, non appunto, è che lo puoi prendere appunto. A titolo definitivo. Il vero problema di Iemmelo resta quello di cui abbiamo parlato prima, ovvero l'ingaggio del giocatore. Sì. Quindi l'incastro dovrebbe riuscire con Brugman che va a Benevento, certo. Benevento che cede il giocatore in prestito, quindi senza esborso di denaro da parte del Pescara, ma il Benevento che paga anche una parte dell'ingaggio. Certo. Quindi praticamente il costo dell'operazione, il Pescara dovrebbe tutto scontarlo dando il cartellino di Brugman, che oggi il Pescara valuta 3 milioni, notizia di oggi sono stati offerti 1 milione e mezzo da Dubai, dagli Emirati per Brugman, e il Pescara ha detto no secco, quindi se il Pescara ha detto no 1,5 milioni cash, non credo che possa accettare di dare Brugman gratis scontando i costi dell'operazione Iemmelo. Infatti dicevi bene, è notizia di cui abbiamo parlato proprio questa mattina, da Dubai, offerta importante per Brugman, triennale a 700.000 euro netti a stagione, valutazione però non ritenuta congrua da Sebastiani, perché questo club degli Emirati Arabi offriva 1,5 milioni per il cartellino, offre 1,5 milioni per il cartellino. Per la cessione di Brugman, per l'acquisizione del cartellino di Brugman ce ne vogliono 3. Sì. Diciamo trattabili. Sì, tre è la base per trattare. Beh, quello che penso anche, Massimo, di cui spesso nella fredda cronaca del calciomercato non raccontiamo, che probabilmente il Pescara non si può permettere dentro lo spogliatoio un giocatore da 500.000 euro a stagione, perché i leader dello spogliatoio del Pescara guadagnano molto meno. Assolutamente. E credo che non sia un bene per l'equilibrio avere dentro un giocatore, che sia Iemmelo, che sia un altro, a 500.000 euro, anche se poi... Se vuoi fare il salto di qualità... Ma cioè, il Pescara può fare il salto di qualità solo azzeccando qualche mossa a sorpresa, perché non credo che possa costruire una squadra con un nome lì davanti o dietro o a centrocampo per assicurarsi il salto di qualità. Gabriele? Il ragionamento è giusto, però quando un giocatore ti fa vincere, se ti fa vincere ovviamente, i compagni sono i primi a capire che su quel calciatore non si può andare a sindacare se guadagni qualcosa di più. Facciamo un esempio paradossale: Ronaldo alla Juve guadagna tantissimi soldi, ma i compagni sanno che è l'unico vero calciatore che ti fa fare il salto di qualità in campo internazionale, quindi se lui guadagna il doppio, chiaro, nessuno si può permettersi di andare a dire ma perché lui sì e io no, perché lui è più forte di te. Cioè, poi è chiaro, quindi ci sono pro e contro, diciamo pro, così. Se tu vuoi fare il salto di qualità e ti presenti con un attaccante forte, e la squadra dovrebbe essere contenta di aver visto questa società, chiaro, fare un investimento importante per un obiettivo importante che poi coinvolgerebbe tutti. Assolutamente. Poi, insomma, è chiaro che poi se il calciatore viene dalla Serie A si porta dietro un contratto, non è che fa l'aumento a lui e agli altri no, se lo porta dietro non c'è, ci devi anche stare, insomma. Tra l'altro è stato fatto anche un tentativo per Stefano Moreo, lo ricordiamo perché anche questa è cronaca, anche se la notizia è di ieri, in uscita, o meglio si svincolerà dal Palermo. Ci dobbiamo fermare, sì, tra pochissimo, ex Teramo, un passato del Teramo alla stagione 2015-2016 con Vivarini in panchina, ha fatto un ottimo campionato quest'anno, secondo me è un bravissimo attaccante, io ci punterei su Stefano Moreo, però purtroppo sceglierà molto probabilmente Empoli e quindi anche qui insomma la pista sembra piuttosto impraticabile. Forse l'unica pista che rimane aperta è proprio quella di Melchiorre in questo momento e poi... In questo momento secondo me sì, ma sono sicuro che il Pescara starà lavorando anche su altro. Per esempio un nome che in questi giorni non esce... Però attaccanti top in Serie B o sono inarrivabili oppure non è che ce ne siano tanti. Un nome di cui non si parla tanto è quello di Vido. Sì, Luca Vido è un 97. Non so se l'Atalanta ha idea di portarlo in ritiro visto che ha molte partite da giocare l'anno prossimo... Certo. O se è un nome su cui qualcuno sta lavorando in gran segreto, ecco, perché... Quindi abbiamo tirato fuori un nome spendibile, Orlando D'Angelo, sì, Gazzetta dello Sport domani, quindi... No, Gazzetta dello Sport non lo so perché il mercato è centralizzato principalmente a Milano, ma se lo leggiamo domani sulla Gazzetta vuol dire che c'è qualcosa di buono. Può essere un'idea, staremo a vedere, noi ci dobbiamo fermare, ci troviamo... Uno straniero? Tu dici, no, straniero, e chi? Se l'hai detto significa che lo sai. Poi adesso siamo che vadano avanti.
Facciamo andare avanti interessati del mercato. Cioè, hai dato un'idea azzurro. A potrebbe Sebastiani anche essere uno straniero. Ma loro ce l'hanno, chiamato ce l'hanno, ce l'hanno già in mente le idee, non le sì, devo dare io. Anche su uno straniero. Sì, quindi. Sì. Quindi c'è uno straniero ci corteggiato. Potrebbe, ci potrebbe essere uno ci straniero. Potrebbe essere. Perfetto, intanto la Padula l'altro ieri stava qui, eh. No, perché tu hai sempre un anno fa un si anno poteva fa, riportare, sì. Si poteva riportare. Per quei sei mesi o 4-5 mesi in cui non ha giocato quasi mai, qui avrebbe fatto magari la differenza, avrebbe giocato sempre, magari dato a pescare quei gol che servivano per andare in A, si sarebbe rilanciato, invece ora è un attaccante che ha perso un po' di identità e non si sa che tipo di attaccante sarà il prossimo anno e dove andrà a giocare. Certo, si deve rigenerare, questo è poco ma sicuro. Gianluca Lapadula, che nei giorni scorsi è stato a Pescara. Ci fermiamo per la prima volta, siamo qui all'Old Wild West di Porto Allegro e naturalmente salutiamo Alberto Capo che ci sta inquadrando, il nostro regista Danilo D'Angelo. Subito dopo un primo contributo, riascolteremo le dichiarazioni rilasciate ieri dalla presidente Daniele Sebastiani e poi anche una sorpresa, abbiamo realizzato nel pomeriggio di oggi una lunga intervista telefonica con Nicola Legrottaglie, neotecnico della formazione Primavera del Pescara, che sarà presentato tra venerdì e sabato prossimi. Una lunga intervista che tra poco manderemo in onda con concetti, devo dire, molto profondi. Per me è stata una rivelazione Legrottaglie, tra pochissimo. Eccoci qui, torniamo in diretta dal Porto Allegro, Old Wild West. Io prima ho salutato il nostro regista chiamandolo Danilo D'Angelo, ho fatto una crasi perché in realtà c'è spesso Dino D'Angelo, invece c'è Danilo Cinquino. Mi scuso naturalmente con Danilo, non me ne vorrà, perché credo che insomma sono errori che si possono commettere, ho fatto semplicemente una crasi. Allora andiamo ad ascoltare il presidente Sebastiani, lo abbiamo intercettato ieri prima della presentazione di un interessantissimo libro sulla storia del Pineto dagli albori agli anni 80 con il presidente Silvio Brocco e tanti ex giocatori che hanno caratterizzato le ultime stagioni del Pineto Calcio. Tra l'altro il Pineto, una rapida digressione, è un vero modello da emulare nel calcio, soprattutto nostrano, sì, della nostra regione. Da ragazzo sono stato anch'io avversario del Pineto, prima come calciatore e poi come tecnico. Quindi non so se mi hai citato. Perché anche tu allenavi il Silvio, esatto. Il Silvio. Ricordo una retrocessione forse. No. Noi eravamo avanti al Pineto, poi il Pineto, grazie a un modello molto più, diciamo, concreto del nostro, ha fatto dei passi avanti ed è arrivato in Serie D. Noi siamo invece retrocessi negli anni. Il Pineto è andato. E allora già c'era Brocco? No, io mi ricordo c'era in panchina, prima come calciatore, poi in panchina a Mazzagorso. Che è arrivato Aldo anche a Pescara. Come no? Aldo Mazzagorso, che poi tra l'altro ha vinto il campionato 4 anni fa di eccellenza, riportando il Pineto in Serie D. Beh, insomma, il Pineto è una splendida realtà ormai ma consolidata, no? Consolidata, secondo me, anche destinata comunque prima o poi a centrare un altro traguardo. Tra l'altro so che sta cominciando anche a lavorare bene a livello di settore giovanile, inserendo tecnici preparati, quindi per cominciare anche a far emergere i ragazzi del territorio. E penso che il presidente Brocco, anche grazie a questa sua scelta di entrare nella grande galassia del Pescara in maniera diretta e molto convinta, e presto raccoglierà dei buoni frutti da questa esperienza. Mi sento in perfetta consonanza con quanto dichiarato sia da Orlando che dall'amico Gabriele. Allora andiamo ad ascoltare le dichiarazioni rilasciate ieri dalla presidente Sebastiani sul mercato in generale della Pescara. Sebastiani, alla precisa domanda c'è la richiesta del Benevento per Brugman, ha risposto assolutamente no, secondo me la trattativa è ancora in piedi. Sentiamo Sebastiani. Nicola Legrottaglie, un nome importante nel punto mercato, presidente Sebastiani, fatta per Cisco, questo esterno di talento del Sassuolo, prestito biennale, è così o no? Sì, ma è un'operazione un po' più complessa nella realtà, perché è un prestito biennale con la possibilità di comprarlo alla fine dei 2 anni e soprattutto con la possibilità anche di averlo alla fine del primo anno, volendo, trattenendoci insieme una percentuale col Sassuolo, quindi è un'operazione che è fatta guardando un pochettino anche alla parte patrimoniale della società. È un nome a sorpresa?
No, non è un nome a sorpresa, perché è un giocatore che noi era tra quelli nella nostra lista. Cisco è un giocatore con grandi qualità e potenzialità. Ricordiamo il gran gol realizzato proprio a Leugani. Esatto, ci ha dato anche un grande dispiacere quest'anno, quindi mi auguro che possa darne tanti altri ad altre squadre. Altre trattative, presidente, ai dettagli per Galano? L'intesa col Parma l'avete raggiunta, il Parma lo cede a titolo definitivo, vi dovete mettere d'accordo col suo agente Manfredoni? Credo che non ci siano grandi problemi, e anche qui stiamo parlando di un giocatore che non è sicuramente una scoperta per nessuno. Nessun dubbio sulle sue qualità, ha bisogno di rilanciarsi evidentemente. Ma questa è una piazza che potrebbe essere buona per lui per fare questo passaggio qui. Brugman e Iemmello è l'incastro giusto? Non credo, perché Brugman è un giocatore che ambisce a, magari se deve andare via da Pescara, a qualcosa in più. Sicuramente il Benevento è una piazza importante perché ha un presidente molto importante, ha dei programmi molto molto importanti nei prossimi anni, però a me a oggi non mi è stato chiesto Brugman, quindi... Però c'è stato un incontro con Vigorito? L'incontro con Vigorito, di cui si è parlato tanto, è un incontro di amicizia, perché gli avevo promesso che quando sarei andato a Napoli per altre cose lo sarei andato a trovare per visitare il suo centro bellissimo che è al centro di Napoli, e questo ho fatto l'altro giorno, siamo stati insieme 3 o 4 ore e vi assicuro che di tutto abbiamo parlato meno che di giocatori. Piccola bugia, ma ci sta. No, 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 ma questa è proprio l'unica volta che non ho detto una bugia. L'unica volta, questa è una notizia, eh? L'unica volta. Certo, perché no, con voi bisogna sempre dire le bugie, ma questa è veramente l'unica volta che non vi ho detto una bugia. Però del Benevento può interessare qualche giocatore, sì o no? Ecco, detto tra noi. No, no, sinceramente vi dico, noi abbiamo idea. Iemmello sarebbe il massimo, no? Iemmello è un giocatore che credo che tutti, per le doti tecniche che ha, credo che tutti vorrebbero avere in questa categoria. È un giocatore che però ha anche dei costi importanti che il Pescara non si può permettere. L'unica strada praticabile, Brugman a titolo definitivo al Benevento con il prestito di Iemmello? No. No, l'unica strada praticabile è che Iaconi si compra il Pescara. Eccolo qui, bel abbraccio, eh? Il passato e il presente. Il più forte di tutti. Siamo alla follia. Iaconi giocava contro me, nella 7G10 giocava. Eccoci qui, allora torniamo in diretta qui all'Old Wild West di Porto Allegro con Gabriele De Bari e Orlando D'Angelo. C'è da parlare anche della grana, forse è improprio definirla così, però insomma forse è sorto qualche problema per Galano. Allora, ricostruiamo la situazione, la trattativa è questa, l'accordo è totale tra Parma e Pescara. Il giocatore classe 91 si trasferirebbe, usiamo il condizionale quanto mai di rigore, a titolo definitivo. Il Parma prenderebbe in cambio 2 giovani prospetti, Marafini e Kirilov. Marafini, difensore centrale, classe 2000, che ha fatto molto bene nella primavera 2, vinta da Luciano Zauri, ed era il capitano. Veniva tra l'altro dalla Lazio, se non vado errato. E Kirilov, invece, un esterno bulgaro del 2002. Kirilov si trasferirà sicuramente da subito in Emilia, mentre Marafini potrebbe restare per un anno in prestito. Il problema è probabilmente di natura economica, cioè non tra Parma e Pescara, ma tra il Pescara e l'entourage di Cristian Galano. Cristian Galano ha altri 2 anni di contratto con il Parma, credo a 250.000 euro netti a stagione. Il Pescara ha proposto un triennale, quindi Galano dovrebbe spalmare il biennale in essere col Parma in 3 anni. La situazione è questa, oggi avrebbero dovuto chiudere Pescara e Galano, in realtà Manfredoni, l'agente del giocatore, io l'ho contattato personalmente nel pomeriggio di oggi, ha detto non è ancora chiuso nulla, bisogna aspettare il weekend, sarà decisivo in un senso o nell'altro, però Pescara è sempre la priorità. A voi le considerazioni. No, io penso che quando capita questo c'è l'inserimento di un altro club, probabilmente l'inserimento non è tanto del club ma quanto della gente che va a proporre giocatore ad un altro club per cercare di strappare una cifra superiore, cioè magari la stessa cifra su 2 anni e non su 3 per non vincolare il giocatore. Penso che sia una forzatura di Manfredonia, almeno
che si prenda almeno 48 ore per cercare di trovare un altro interlocutore, altrimenti dirà sì al Pescara. Ovviamente questo non che conti molto poi nell'economia finale di un calciomercato, ma questa cosa non sta piacendo molto ai tifosi del Pescara, sì. Che pare che Galano anche in passato sia stato vicino, poi abbia certo. fatto altre scelte. Comunque ha giocato a Vicenza, il Vicenza è fallito, ha giocato a Foggia, il Foggia Oddio. È fallito, ai tifosi non piace tanto. Io ti dico, ti dico anche che non piace tantissimo all'ambiente, non è che Pescara lo stia aspettando, certo. Quindi se il procuratore fa anche mosse del genere non aiuta sicuramente il giocatore, questo sempre per tornare ai vecchi discorsi sui procuratori che certo. io adoro Repetto, perché Repetto odia i procuratori, assolutamente, sappi. Assolutamente. Gabriele? No, quando tu proponi ingaggio su tre anni a uno che guadagna quella cifra in due, gli chiedi una riduzione del 30% netto sull'ingaggio, e non è poco. Magari se il Pescara veramente vuole questo calciatore, gli può anche offrire qualcosina in più, invece che del 30, la riduzione del 15, penso che ci possa anche stare, insomma, ecco, perché se no uno perché ha cuore così dovrebbe dire sì, accetto la riduzione del 30% sull'ingaggio, magari potrà trovare comunque un'altra squadra che gli dia stessi soldi. Lui peraltro guadagnerebbe comunque per sì. due anni a Parma, insomma. Sì, lui ha un contratto biennale. Bisogna dare qualcosina in più per diminuire la percentuale che va a incidere sul contratto di Galano. Vedremo quello che succederà, quindi il weekend sarà decisivo, l'ha detto Manfredonia oggi al telefono al sottoscritto, però la priorità rimane Pescara. Questo è quanto ha dichiarato al telefono appunto nel pomeriggio di oggi Andrea Manfredonia, che è il procuratore di Cristian Galano. Del Grosso, offerta direi irrinunciabile da parte del Monza ambiziosissimo di Berlusconi e Galliani, un biennale a 36 anni, il giocatore ci sta riflettendo. Tu devi considerare gli anni che uno ha. Certo. Questo sarebbe il suo ultimo contratto importante. Chiaro. Anche se devi scendere di categoria, ma vai comunque in una società ambiziosa. Però che attenzione, Del Grosso è molto combattuto. Sì, sì, lo so. Cioè, però è chiaro che ci pensa. Chiaro. Perché il Monza in due anni ha ambizione di andare almeno in B. Chiaro. E se ti offrono tanti soldi in più a 36 anni, è l'ultimo contratto della sua attività professionistica, ci puoi anche fare un pensiero, e magari se dovesse andare via nessuno gliene farà una colpa. Assolutamente. Orlando? Sì, no, ovviamente sul giocatore, non solo come giocatore ma come persona, professionista non esemplare, si può dire assolutamente nulla. Certo. I tifosi devono comprendere quello che sta avvenendo, lui è combattuto, secondo me alla fine però sceglierà Monza per se stesso, per la sua famiglia, per la sua carriera, perché il Monza gli propone una squadra in grado di vincere sì. la Lega Pro, e quindi comunque non sta andando a così a svernare, ma deve andare a dare un contributo a una società che vuole vincere un campionato. Due anni a cifre importanti per un giocatore di 36 anni sono tanti, e quindi secondo me alla fine va apprezzato anche per il semplice fatto che aveva comunque firmato un rinnovo in bianco certo, con il Pescara certo. Se dovesse accettare Monza alla fine in bocca al lupo, il Pescara comunque ha già un nome importante, mi sembra, per sostituirlo sulla fascia sinistra, no? Quello di Dorazio. Veramente sì, però non ci sono conferme sull'argomento. Sì, sì. Eh. Ma probabilmente questo, perché ci sono anche altri nomi, come al solito, che la società sta sì. Trattando dietro le quinte, di cui non conosciamo. Per quanto mi riguarda sarebbe un profilo giusto, sì, sì. se non ideale, perché è un giocatore bandiera, non va a fare lista, è abruzzese di Bucchianico, quindi darebbe il 120%. Sarebbe può lui. Ricoprire tre ruoli, oltre a quello di esterno basso a sinistra, perché è un mancino, anche quello di centrale e di esterno di centrocampo. Il vero, cioè varie opzioni, no? Il vero colpetto che potrebbe fare la società lì, se parte Del Grosso, è davvero Dorazio. Però sono sicuro che ci siano anche tante altre esigenze, come quella magari di mettere un giocatore un po' certo. più giovane, perché Dorazio comunque chiaro. Ha già 28 anni, sì, 91, classe 90, 90, classe 90. Quindi 29, insomma, magari mettere un giocatore più giovane da sì. quella parte potrebbe essere importante, senza considerare, non lo diciamo, però dobbiamo ricordare che c'è Lisalde in rosa nel Pescara. E anche Crecco, che potrebbe sì, ricoprire sì. il ruolo di esterno basso. Crecco lo conosce bene Gabriele De Bari, prima della pubblicità. Non proprio esterno basso, dai. È una forzatura se si gioca da esterno basso. Io l'ho visto esordire in Serie A
Relata refero. Poi, ma magari ci riescono a trasformare il ruolo, ma lui sia nella Lazio quando ha esordito che nelle giovanili, che in prima squadra, non era, era una mezzala assolutamente, assolutamente. Fisica di tra l'altro il miglior campionato l'ha disputato a Terni qualche stagione fa, però anche quest'anno insomma tutto sommato mi aspettavo di più, però all'inizio non giocava neanche, non è facile, no? Quando non trovi continuità. Staremo a vedere. Luca Crecco, comunque l'opzione terzino sinistro, è quello che ci ha detto Sebastiani qualche giorno fa in una precedente intervista. Il tecnico ce lo vede. Poi c'è Zauri, che tu conosci bene, tra poco ne parleremo. Andiamo in pubblicità, linea a Danilo Cinquino, questa volta non ho sbagliato. Bene, torniamo in diretta dall'Old Wild West, qui a Porto Allegro, sono le 21.34, stiamo parlando del mercato del Pescara. Naturalmente c'è da dire anche questo, che il mercato è ancora agli inizi, no? Questo va detto e ribadito, ci sono ancora due mesi pieni, non è che le altre squadre stiano facendo però chissà che cosa. Io non guarderei avanti due mesi, io guarderei avanti nei prossimi 15 giorni il mercato, se hai ambizione, no, vuoi costruire bene. Però finora i movimenti sono stati pochi in Serie B. No, però ci sono state ormai le società, gli obiettivi li hanno individuati, certo. Stanno già a trattare, resta poi da vedere quali obiettivi saranno certo. acquisiti e quali no, però insomma il mercato si fa adesso. Sì, però possiamo dare addirittura arrivo, Orlando, l'operazione Matteo Brunori Sandri, mi pare che non ci siano grandi problemi, è di proprietà del Parma, lo scorso anno ad Arezzo ha fatto molto bene, 17 gol, è un classe 94 e una prima punta, vede tantissimo e molto bene la porta. Sì, ma io mi entusiasmo quando ci sono queste operazioni, innanzitutto perché oltre a tutti quelli che lavorano nel Pescara quest'anno si sta occupando bene anche di mercato certo. Giorgio, quindi probabilmente con il beneplacito di Repetto queste operazioni hanno comunque una valenza, cioè hanno sì. Una buona base da cui nascono. Secondo me un attaccante che viene dalla C, che ha fatto tanti gol in C, spesso poi in B se trova una squadra che gioca un buon calcio e dà insomma l'opportunità e anche la fortuna di partire titolare o di giocare qualche partita o trovare il gol nelle prime giornate, poi probabilmente può diventare la sorpresa. Però del l'ideale campionato. Sarebbe nella costruzione del reparto offensivo, soprattutto nelle condizioni del Pescara, usato sicuro un ragazzo che viene dalla C come Brunori Sandri, sì, è un giovane. Sì, sì. Potrebbe essere no, questo, l'ideale. Assolutamente, no? Assolutamente. Poi dopo questa, anche diciamo, l'idea con cui costruire almeno la batteria delle punte centrali. Cioè avere un giocatore come Melchiorri in grado di giocare 25 partite certo. bene, segnare 10 gol. Poi Melchiorri, prima non l'ho detto, non sono intervenuto, però di Melchiorri mi piace molto il fatto che Melchiorri faccia giocare bene i compagni di reparto e sì. anche i centrocampisti, perché Melchiorri nell'anno di Pescara, oltre al fatto che abbia segnato 14 gol, il suo record in una stagione da professionista, ma ha anche fatto 10 assist. Ha regalato tanti assist. 10 assist. Certo, le condizioni di Melchiorri non sono proprio certo. ottimali. Infatti io ho detto, anche quest'anno avere Melchiorri in grado di fare 25 presenze, 7, 8, 10 gol sarebbe cioè viene il da massimo. 2-3 crociati mi pare no? negli sì, ultimi tre anni sì, sì. Vabbè, purtroppo è stato molto sfortunato, non è stato fortunato certo. non è stato fortunato avere un giovane come Brunori che ha il piede caldo per dire e che ha molta voglia di giocare in B. Secondo me sarebbe veramente una buona idea del Pescara. Assolutamente. Una buona idea. Gabriele, che cosa ti aspetti? No, è importante sì. non mettere sulle spalle del giovane tutta la responsabilità dell'attacco. Lui deve, no, avere, no, infatti perciò, deve avere una punta importante che catalizzi il gioco certo. e anche le pressioni che certo, poi certo, si vanno a catalizzare certo. su questo qua. E poi questo si potrebbe anche sentire anche più libero mentalmente sì. e rendere al massimo. Prima di ascoltare le Grottaglie, un'interessantissima intervista telefonica, cosa ti aspetti da Zauri? Tu che lo conosci molto bene. Ma, ci tratteggi un po' le caratteristiche, perché noi lo conosciamo di meno. Ma io in tanti anni di Lazio non ho mai visto fare una polemica, mai sentito fare una dichiarazione sopra delle righe. Un grande professionista. Professionista esemplare, ragazzo serio, che io ho seguito anche nel suo esordio in nazionale a Napoli, Italia-Serbia 1-1. Ha avuto anche, mi sembra, 15 presenze in azzurro e 450 da professionista. C'è tanta roba, insomma. Che ha fatto una vita in mezzo al calcio, che da ragazzo è andato fuori, ha giocato in squadre importanti, Atalanta, Lazio, Fiorentina,
e quindi è chiaro che l'allenatore è un'altra storia, anche se poi sono determinanti i giocatori, sì. Cioè è chiaro che se non lui hai la chiaramente squadra... per lui questo è un esordio, infatti non lo possiamo valutare, perché l'allenatore di una Primavera B, se vuoi mettere a paragone con il professionismo, chiaro, non c'è poi niente di paragone, per cui per lui è un esame, è una prima volta e tutti speriamo che possa fare bene. Però se è determinato come lo era da calciatore, io mi auguro e penso che possa anche fare, diciamo, dimostrare di essere bravo anche come tecnico. Però è tutto da scoprire. Assolutamente, è tutto da scoprire. È un'incognita. Sicuramente le premesse sono incoraggianti, anche perché voglio dire, il passato da calciatore comunque ha la sua valenza. Ma non ti garantisce no, che sia anche un bravo tecnico. Questo sì, però la sua valenza, cioè avere, fare 450 presenze in Serie A con Sampdoria, Fiorentina, Lazio, Atalanta. Di sicuro e poi non so se mi sono scordato di qualche squadra, però queste sono di le squadre in Serie A. Ha scelto e Pescara, anche Pescara. Di sicuro ha scelto una piazza esigente, complicata, certo, difficile, perché se le cose non dovessero andare bene all'inizio, e poi chiaramente Mugugni ha preso, certo, un allenatore che non ha mai fatto un allenatore. Vabbè, chiaro. E questo deve avere la fortuna e la bravura di cominciare, d'accordo, bene, di meritarsi la fiducia che tanti ripongono in lui. E poi man mano tutto gli diventerà un po' più semplice, però l'inizio sarà molto molto importante. Tu sarai privilegiato nelle notizie sicuramente. No, io mi ricordo Zauri il portiere, questo non si ricorda nessuno. Ah, portiere. Zauri fece una grande parata da difensore in un Lazio Fiorentina, e l'arbitro Pairetto incredibilmente non si accorse che Zauri deviò in corner il tiro da fuori area con una parata straordinaria, pazzesco, degna di un portiere bravo. Lui fece finta di niente, tutti aspettavano che l'arbitro desse il rigore, l'arbitro diede il corner e la partita andò avanti. Oggi con il VAR non sarebbe mai potuto accadere. È un episodio in cui Zauri poi nel ripararne dopo quasi si vergognava in imbarazzo, perché aveva fatto la parata, certo. Da però la ricordo adesso molto, molto mi è tornata in mente. Orlando, prima di ascoltare Grottaglia, non so, forse c'è la pubblicità, sì, prima la pubblicità e poi le Grottaglie, perché è lunga l'intervista. Zauri sappiamo con certezza che lavorerà, lui non è integralista, lavorerà su due sistemi di gioco, 4-3-3 e 4-2-3-1. Sì, mi sembra che siano questi i sistemi che ha utilizzato di più con la Primavera, maggiormente il 4-3-3. Nella formazione Primavera aveva giocatori con caratteristiche congeniali per giocare in quel modo, aveva due esterni brevilini molto bravi che attaccavano la porta, che calciavano, che facevano gol, tipo Pavone, che Pavone, a me piace tantissimo, sì, che è molto bravo, sì. Mi auguro tra l'altro di vederlo in ritiro, perché poi parliamo tanto di giocatori che devono arrivare, possono arrivare, ma insomma se il Pescara partisse con un ragazzo di proprietà o del vivaio, cioè Pavone, Muniz, purtroppo per Muniz, per noi, per Muniz ci sono problemi. Con i procuratori, insomma un'operazione molto complicata, perché Muniz poteva essere uno dei prossimi grandi affari del Pescara anche a livello di monetizzazione. Però Pavone, che è un giocatore locale abruzzese, probabilmente oggi farebbe bene al Pescara anche come ambiente, ma non perché debba giocare solo con quanto giovane abruzzese del vivaio, perché secondo me è uno dei talenti veri della Primavera. Sono d'accordo, è una questione di mentalità e di cultura. De Ligt è un 99, ha soltanto 20 anni e il difensore probabilmente in prospettiva diventerà il difensore più forte del mondo. Già lo è adesso tra i migliori, secondo me, d'Europa e del mondo intero, no? Quindi è una questione sempre proprio di mentalità. Sì, di mentalità. Allora, noi ci fermiamo per l'ultima volta, mi pare, vero Alberto? Ci dobbiamo fermare oppure andiamo avanti? Pubblicità, linea al nostro Danilo Cinquin. Eccoci qui, siamo sempre all'Old Wild West a Porto Allegro. Dopo il caso Palermo ci potrebbero essere problemi, prima di sentire le Grottaglie, neotecnico della Primavera, per il Trapani mancherebbe un timbro sul documento fideiussorio. Anche questa è una storia tutta da verificare, però insomma sì, pare che aspettiamo a questo punto i controlli della Covisoc del 3 e del 4 luglio per capire se questo vizio formale possa essere decisivo per l'esclusione del Trapani. Ovviamente il Trapani, diciamo che dopo aver vinto i playoff di Lega Pro, non aveva una situazione molto stabile, perché c'è stato dopo che vinci i playoff di Lega Pro c'è un cambio di proprietà, sì. Cambio di proprietà magari c'era prima, la nuova proprietà
aveva il tempo anche di dare l'impulso per vincere i playoff e poi di iscriversi. E qualche giorno fa parlavo con il nostro amico Peppe Tambone, che di solito è sempre esperto, no? Certo. Ci meravigliavamo del fatto che club di questo livello, principalmente parlavamo del Palermo, arrivino agli ultimi giorni, alle ultime ore delle scadenze burocratiche, senza avere tutti gli adempimenti fatti o le carte in mano per rispettare regole che sono state pubblicate ufficialmente da 6 mesi, forse anche di più. Pazzesco. Cioè, ci sono 6 mesi per iscrivere una squadra. Se non sei in grado di iscrivere il Palermo, non puoi fare tutto questo teatro dicendo che hai pagato gli stipendi, poi i bonifici non sono arrivati, dicendo che non è partita una PEC. Ma infatti la vera salvezza per i tifosi del Palermo, ci dispiace dirlo, è ripartire dalla B. Ma se avessi io tutti questi problemi con la PEC, gli articoli sul Messaggero non uscirebbero mai, perché cioè, tutte queste società che devono pagare hanno problemi con le PEC o le mail arrivano. Gravina riuscirà a bonificare il sistema, Gabriele? Intanto ha cominciato a farlo. Quel che capita nella Serie B italiana, penso che in nessuna altra parte del mondo accada, perché da un anno a questa parte ne abbiamo visti di tutti i colori. Con il Palermo si è rasentato il ridicolo, Serie C, poi ripescato in B. Pazzesco. 20 punti, si è iscritto, non si è iscritto, non sono arrivati, non è arrivata la fideiussione. Cioè, bisogna oramai non guardare in faccia a nessuno, se non hai i requisiti stai a casa, cambi, prendiamo un'altra squadra, se no non si può ogni anno non sapere a quante squadre il campionato parta. Assolutamente. Pene esemplari, questo è poco ma sicuro. Ci sono delle regole, se non sei in grado di rispettarle. Ha cominciato, bisogna dire, la nuova governance capitanata da Gabriele Gravina ha cominciato, no? È chiaro, ma che ci vuole fare del tempo. Non può fare diversamente, perché veramente quello che è capitato alla Serie B italiana è qualcosa di incredibile. Assurdo. E veramente ci fa fare una brutta figura anche in campo europeo. Non c'è dubbio. Allora andiamoci ad ascoltare questa interessantissima intervista telefonica realizzata nel pomeriggio di oggi con Nicola Legrottaglie, che è stato assolutamente disponibile. Naturalmente un estratto, perché è molto più lunga, l'abbiamo già caricata sul sito di Rete 8 per chi volesse, o comunque potrebbe andarla ad ascoltare senza problemi. Allora sentiamo questo estratto, circa 6 minuti. Nicola Legrottaglie, un nome importante nel calcio, grande carriera. Intanto la salutiamo, Legrottaglie. Salve a tutti, piacere. Beh, un vero e proprio segno del destino, no? Se ci pensiamo per un attimo, perché il 20 novembre del 2002, allenatore Giovanni Trapattoni, lei esordì in maglia azzurra proprio all'Adriatico Giovanni Cornacchi. Beh, sì, posso dire che non è stato un caso, perché non credo al caso. Adesso capisco tante cose. Pescara comunque ha segnato la mia storia, perché quando uno esordisce in nazionale se lo ricorda per tutta la vita, e quindi anche chi ti vuole bene si ricorderà sempre quel giorno. E Pescara per me è stato un trampolino di lancio, ma soprattutto un ricordo piacevole, e quindi sono molto felice di tornarci da allenatore, dei ragazzi. Grazie anche al presidente, al direttore sportivo, anche Geria del settore giovanile, tutti quanti che hanno avuto fiducia in me. Facendo così un excursus della sua vita, della sua carriera, ma soprattutto della sua vita, atleta di Dio che ha incontrato la fede adulto quando era nel mondo dorato del calcio, che conta tra la Juventus e la Nazionale. Vogliamo raccontare questa sua esperienza, direi molto significativa? Ma io ho passato un pochettino la mia vita negli ultimi anni, da quando ho scoperto questa meravigliosa relazione che tu puoi avere con Dio, sulle scelte, perché poi alla fine la nostra vita è fatta di scelte. Ho deciso di fare scelte diverse rispetto a quello che facevo prima. Prima sceglievo in base ai miei istinti, a volte scegli in base a quello che senti, che a volte non è la cosa giusta. Certo. E quindi mi ritrovavo anche in situazioni dove sinceramente, apparentemente, tu vivi sugli allori, sui piaceri, ma dentro ti mancava qualcosa. Quindi dopo le mie esperienze in giro, nel valutare anche altre cose, poi mi sono fermato e ho detto no, basta, io voglio capire se c'è veramente un'altra strada per poter essere appagati, che era quella del vivere ordinatamente, vivere secondo alcuni principi sani che per me hanno caratterizzato poi la mia
la mia vita e caratterizzano oggi le mie scelte. Quindi seguo non una religione, ma seguo uno stile di vita che è il cristianesimo, che poi per me è diventato uno stile di vita, è diventato un obiettivo che io ho davanti, cioè la figura di Gesù. Ne parlo volentieri perché dare questo a un giovane, per esempio, non è solo dargli un consiglio tecnico, ma dargli qualcosa che se lo porterà per tutta la vita. Tra l'altro, tutto questo, le Grottaglie stride fortemente, no, con la realtà di oggi, no? Perché è una realtà in cui conta più l'apparire che non l'essere, no? Purtroppo sì, però purtroppo viviamo in questo sistema, ma non è detto che dobbiamo vivere come questo sistema. Io la penso così. Certo. Fuori possono dirti quello, tante cose, possono anche pensarla in maniera diversa da quello che sono i tuoi principi, ma quello che a volte noi sbagliamo è dover per forza far parte della massa, perché pensiamo che facendo parte della massa arrivano i benefici. No, io voglio distinguermi e parto dall'idea che se vuoi fare la differenza oggi devi essere differente. Quindi per me la differenza non è un essere, sentirmi emarginato, per me è una ricchezza. È vero, hai detto prima una cosa giusta, l'immagine oggi, l'apparenza è davanti perché i social, tutto quello che appare, ma è anche quello che facciamo apparire che è importante. Tu puoi anche usare l'apparenza, ma con le cose giuste e i modelli giusti. Se enfatizziamo le cose buone invece di enfatizzare i modelli cattivi, molto probabilmente quello sarà usato dai giovani che vengono da sotto di noi come simbolo, come obiettivo da raggiungere. Qual è l'idea di calcio di Nicola Le Grottaglie? Per me il ragazzo è al centro, non ci devono essere le mie idee, ma le mie idee, se così, no, ogni allenatore ce l'ha, è vero, ma devono essere a servizio e non a discapito del giocatore, delle caratteristiche che tu hai. Quindi nel momento in cui io vedrò che tipo di caratteristiche ha la mia squadra, avrà la mia squadra, lì cercherò di fargli il vestito su misura. E quindi mettere sempre loro al centro significa per me valorizzarli, non fargli fare qualcosa per un mio scopo personale, perché poi la gente potrà dire ma Le Grottaglie è bravo. No, io sto lavorando per loro. Quindi mentre do, io riceverò. Per me, per esempio, le cadute, gli errori non sono tragedie, anzi, sono sempre state ponti. Sono delle opportunità. Opportunità, rare opportunità che poi ti permettono di crescere sotto tanti aspetti. Non mi spaventa, sono molto convinto che se tu lavori per loro e i ragazzi vengono al campo con l'entusiasmo, punterò molto sull'entusiasmo. Certo. È vero che l'entusiasmo sempre con il risultato, dobbiamo inculcare ai giovani la voglia di vincere. Io sono di quelli che sono molto ambizioso, perché credo che quando fai qualcosa devi fare al massimo, eccellente, e quindi se la devi fare in maniera eccellente devi puntare al miglior risultato. Quindi si va in campo per vincere, non per partecipare. Qual è stato l'allenatore più importante che ha avuto nella sua carriera, Le Grottaglie? Beh, io ne ho avuti, devo dire la verità, non mi posso lamentare, perché ho avuto tutti i migliori. Ho avuto da Trapattoni, Capello, Lippi, Ranieri, Allegri. Ho avuto Del Neri, ho avuto Zaccheroni, ho avuto De Biasi, cioè, li ho avuti quasi tutti, quelli più fuori. Di questo non mi posso lamentare. Non stiliamo una graduatoria di merito, insomma. Diciamo che da quello che ho preso un po' di più a livello soprattutto difensivo, per quanto riguarda la linea difensiva, ovviamente è stato Del Neri, perché mi ha portato in un calcio nuovo, in un'idea di calcio diversa rispetto a quello che avevo fatto fino a quel momento. E stiamo parlando del Chievo Verona, vero? Sì, parliamo di un Sarri un po' più vecchio. Oggi Sarri ha rivisto un po' quello che già Del Neri ha portato qualche anno fa, quando io ho iniziato col Chievo. Nessun rimpianto? Forse nei miei atteggiamenti, devo dire la verità, tante volte mi sono reso conto che, ecco, ed è un principio su cui batterò molto nello spogliatoio, quando facevo qualcosa oppure non ottenevo qualcosa che mi piaceva, la prima cosa che facevo è dare colpa agli altri. Ecco, rimpianto è quando tutte le volte, invece di prendere quella situazione per migliorarmi, e io davo sempre la colpa agli altri. No, ma quello non capisce niente, è perché l'allenatore non capisce, perché non gioco per quello, perché tutte le solite cose, perché sempre negli altri. No,
tornarsi indietro, certo, invece ogni qualvolta qualcuno mi mette in panchina e dico cosa posso fare di più per migliorare, per far ricredere gli altri, però dipende tutto da me, è da dentro che trovo le coordinate per poter poi fare la differenza fuori. Assolutamente, è stata una piacevolissima conversazione, le grottaglie, anche perché poi ci sarà la possibilità in conferenza stampa la prossima settimana, ci può dire più o meno fine settimana? Spero venerdì. Sabato. Venerdì sabato, quindi la presentazione ufficiale di Nicola Le Grottaglie. Tra l'altro stavo facendo una riflessione, perché è entrato spesso nella sua carriera il Pescara, il colore biancazzurro, perché lei ha vinto, mi corregga se sbaglio, un campionato a Modena, l'allenatore era Gianni De Biasi, che è stato un ex calciatore del Pescara in Serie A. Perfetto. Assolutamente, quindi tutto coincide, andiamo a posto. Perfetto. Dai, non vedo l'ora di venire con voi. Grazie ancora a Nicola Le Grottaglie e in bocca al lupo. Grazie. Bene, abbiamo ascoltato dunque Nicola Le Grottaglie, una intervista, devo dire, pregna di contenuti, davvero una rivelazione. Io lo conoscevo come calciatore, tra l'altro un buon calciatore, perché ha fatto 250 presenze in Serie A, caro Gabriele, ha giocato 7 anni nella Juve, ha vinto lo scudetto col Milan di Allegri. Ma nella Juve non ha vinto niente. Lo so, è vero. Non era ancora la Juve, no, stellare. La Juve è sempre stata una grande squadra. Lui ha avuto tanti allenatori importanti, sì. Capello, Lippi, Del Neri, ha detto nell'intervista, è molto legato al Del Neri, il Chievo, il miracolo Chievo, sì. Allegri stesso. Però insomma, 250 presenze in Serie A, certo. È un biglietto da visita importante. Non sappiamo com'è da allenatore, quindi assolutamente una... che vale come per Zauri, insomma. Lo scopriremo. Allora, per quanto riguarda, abbiamo soltanto 3 minuti, il Teramo sicuramente concretizzerà l'operazione Ilari è un ritorno a distanza di un anno, ex San Benedettese, a questo punto lo possiamo dire, perché lunedì ci sarà la firma sul contratto da parte del classe 91, un anno con opzione di rinnovo. Tra l'altro il Teramo sta stringendo i tempi con Lecce per l'acquisizione del difensore centrale di grande esperienza, Francesco Cosenza, classe 1986, non ha bisogno di presentazioni, è in uscita da Lecce ma è legato al club salentino neopromosso in Serie A da altri 2 anni di contratto. Ci sono le condizioni per chiudere l'accordo con Lecce, che nel frattempo ha anche proposto 2 giocatori, Saraniti, altro giocatore che in Serie C ha fatto i suoi gol, classe 1988, e poi il terzino croato sinistro Dumancic, un mancino classe 98 che lo scorso anno in Lecce ha prestato alla Juve Stabia, dove non ha giocato tante partite, però insomma ha avuto la soddisfazione di conquistare la promozione in Serie B con il tecnico Caserta, che è stato, mi pare, confermato, vero, sì, Orlando? Sì. Caserta, ex giocatore del Catania, sì. Giocatore di grande qualità. Era stato cercato dal Frosinone, sì. Ma poi è rimasto sulla panchina della Juve Stabia, quindi debutterà insieme a Zauri, fa parte degli allenatori che debutteranno in Serie B. Assolutamente. Poi altre notizie sul Teramo, vabbè, insomma, quelle di cui vi abbiamo già parlato, perché sono stati già ufficializzati gli ingaggi di Soprano, difensore centrale ex Fermana, del portiere Tomei, che Tedino conosce molto bene perché lo ha avuto alle sue dipendenze nel Pordenone dal 2015 al 2017, classe 1984, e poi Cappa e Piacentini, l'accordo col Sassuolo. Cappa e Piacentini già c'erano lo scorso anno, sono 2 giovani di prospettiva, tra l'altro Piacentini ha giocato tantissime partite lo scorso campionato di Serie C, classe 99, difensore versatile. Iaconi e Federico devono completare, devono rinforzare, costruire l'organico quasi ex novo, no Orlando? Sì, beh, il Teramo subirà una profonda rivoluzione, ovviamente i 2 operatori di mercato non hanno bisogno di presentazioni, perché già Sandro Federico, certo, che aveva lavorato alla costruzione della squadra negli altri anni, che era già dentro il Teramo, è la continuità. Andrea Iaconi è il salto di qualità, con i suoi contatti a livello nazionale nelle categorie superiori, la sua esperienza anche tecnica, non solo nella capacità di fare operazioni di mercato. Secondo me il Teramo è in buone mani, e non va neanche dimenticato che un presidente appena entrato, che apre un nuovo corso, che ha grande entusiasmo, ci mette tutto l'entusiasmo e anche la voglia di investire qualcosa. Tutti ingredienti che fanno ben sperare per il Teramo. Senza trascurare quello che di buono ha fatto tantissimo il predecessore Luciano Campitelli, certo, che è stato per 11 anni alla guida del Teramo. Assolutamente, va anche detto che Campitelli
ha vissuto la pagina più bella, che poi è stata anche la pagina più dolorosa del Teramo, che poteva cambiare la storia del Teramo e diventare una pagina di storia del calcio abruzzese, e probabilmente da lì poi ha perso quella voglia, quella piccola follia che un presidente deve avere. Assolutamente, ricordiamo anche, l'abbiamo scritto proprio questa mattina sul nostro sito www.rete8.it, Iaconi sta cercando di convincere c'è Teo Di Mascio, responsabile del settore giovanile dell'Ascoli, è legato all'Ascoli fino al 30 giugno 2021. L'operazione è difficilissima, però tra Iaconi e Di Mascio c'è grande stima. Ai tempi della Renato Curi, che fu assorbita dal Pescara, del DS Iaconi, del compianto Scibilia e del vice presidente Antonio Oliveri, nel lontano 1998, da lì nacquero le fortune di quel Pescara che arrivò anche quasi allo scudetto primavera con Cetteo Di Mascio nel 2001. Cosa succederà secondo te? Ma no, potrebbe succedere. Il Teramo è una bella realtà della Serie C, perché arriva un presidente, compra la società, compra uno stadio in pochissimo tempo, decide di rifare una squadra che punti ambizioni importanti, è una bella realtà. Io sono affascinato da questa, da questa scossa che ha avuto Teramo con il nuovo presidente, con Iaconi stesso, che aveva smesso con il calcio, invece è stato convinto proprio dal progetto. A tornare in pista. E io mi aspetto un Teramo scintillante in questa stagione, con tanti successi. Tra l'altro, insomma, proprio perché vuole puntare a rilanciare il Teramo, il settore giovanile, ecco perché sta pensando a Cetteo Di Mascio, però è una cosa molto difficile. No, insomma, ho sentito la sua presentazione, campi di gioco nuovi per i ragazzi che avranno dove potersi allenare, quindi se avessero anche degli istruttori importanti avrebbero la garanzia di poter diventare calciatori forti. E quello che nel suo piccolo, e chiudiamo, sta facendo da anni il Pineto ha attrezzature, impianti, campi sportivi, e ne ha diversi per il settore giovanile, il settore di base e la squadra. Se non porti i giovani in prima squadra a questi livelli non potrai mai avere la continuità, perché sennò ogni anno devi rimettere milioni di euro e non è possibile, perché ti devi autofinanziare. Non ci sono imprenditori così pazzi da buttare nel calcio soldi senza mai recuperare niente. È stata una trasmissione costruttiva, grazie a Gabriele De Bari, grazie ad Orlando D'Angelo, saluto e ringrazio il nostro operatore Alberto Capo, salutiamo anche la direttrice, la signora Angela, sempre col sorriso, ringraziamo il locale, l'Old Wild West qui a Porto Allegro, un saluto particolare al nostro regista Danilo Cinquino, mi raccomando, Danilo Cinquino è tutto, dal Porto Allegro la linea può tornare alla regia, naturalmente ci vediamo lunedì per il prossimo appuntamento con lo speciale Calcio Mercato, è tutto, buonasera. I just wanna be part of yourself.